Ed ora andiamo nuovamente a Riva del Garda, dove sono in corso i campionati italiani di apnea. Stamani, nella disciplina con le due pinne, due nuovi record assoluti, sia maschile sia femminile. Sempre Alessio Kaiser. Riva del Garda è stata teatro di due nuovi record italiani di apnea subacquea. In queste ore, nelle acque del porto di San Nicolò, sono in corso i campionati italiani assoluti di apnea con due pinne o con monopinna e dai fondali trentini del Garda arrivano due nuove profondità che segnano le nuove misure da battere con la doppia pinna. 80 i pretendenti ai titoli tricolori. Tra gli uomini, record di Vincenzo Ferri, che è sceso in apnea fino a 91 metri, superando di un metro il record precedente, mentre fra le donne la nuova misura estrema è quella di Simona Auteri, 71 metri sott'acqua senza respirare. Il record femminile precedente era di 67 metri. È il mio primo record mondiale, veramente sono emozionatissima, è un posto meraviglioso. È un'emozione per me ritornare su questo lago. Qui ho passato molto tempo durante la mia adolescenza per barcavela e regate in barcavela. Quindi è una nuova esplorazione per me sott'acqua e sono felicissima. Un posto meraviglioso. Orgoglio e soddisfazione per il gruppo sommozzatori Riva del Garda, al quale la Federazione Attività Subacquee ha assegnato l'incarico di organizzare il campionato italiano per la terza volta consecutiva. Questo è un ambiente che si presta molto bene rispetto al mare, ci sono dei pro e dei contro. Però da noi non c'è l'onda molto alta, non c'è corrente e comunque la visibilità è sufficiente per poter fare dei risultati interessanti e mettere in sicurezza gli atleti. Per noi del gruppo Sommozzatori Riva che lo organizziamo è un riconoscimento molto importante da parte della federazione che ci ha dato l'incarico appunto per 3 anni consecutivi.